Ci troviamo a Roma, dove è in corso di svolgimento il congresso annuale del GOIM, il gruppo oncologico dell'Italia meridionale. Abbiamo il piacere di fare il punto su questa società scientifica col dottor Giuseppe Colucci, che ne è stato il fondatore, che ne è l'attuale presidente e che lavora presso l'Istituto dei Tumori di Bari. Allora, dottor Colucci, il congresso di oggi è un congresso importante perché la vostra società sta per compiere 25 anni, quindi un traguardo, diciamo, ambizioso che, insomma, non è da tutti poter raggiungere. Perché nasce questa società scientifica? Beh, noi festeggeremo tra 2 mesi i 25 anni dalla costituzione formale del nostro gruppo, ma sono 29 anni che noi già operiamo, perché il nostro primo protocollo di ricerca data novembre 1985. Nacque in quell'epoca, specialmente nelle 7 regioni del sud, Sicilia compresa, proprio per la situazione non buona dell'oncologia clinica in queste regioni. Noi non dimentichiamo che a quell'epoca in tutta l'Italia meridionale c'erano 3 oncologie mediche e pensiamo regioni illustri come la Calabria non aveva una radioterapia. Quindi noi nascemmo quasi una scommessa. È il fatto che noi al primo punto del nostro statuto, in una situazione pur così poco favorevole, abbiamo parlato di ricerca, era perché noi siamo convinti che la ricerca come volano dello sviluppo in tutte le attività umane, ma in oncologia ancora di più. Non ci può essere buona assistenza se non c'è una buona ricerca. Ecco, oggi per fortuna sono passati più di 25 anni, tante cose sono cambiate e ovviamente l'oncologia anche nel nostro sud ha fatto degli enormi passi in avanti. Quindi, venendo un po' meno, diciamo così, queste motivazioni iniziali, qual è il senso oggi della vostra società scientifica? Ma noi già nel 1999, 10 anni dopo la nostra Costituzione, già avemmo l'etichetta dalla Federazione Nazionale Ordine dei Medici come società dedita alla ricerca e 4 anni dopo, nel 2003, fummo accolti nella Federazione Italiana delle Società Mediche e per far parte della FISME bisogna avere una diffusione nazionale e bisogna avere tanti altri parametri e qualità, per cui il salto da un'associazione regionale a un'associazione nazionale avvenne già ormai 12 anni fa. Senta, dottor Colucci, quanti siete? Qual è la vostra carta d'identità? Quanti siete e dove siete distribuiti in Italia? Noi in questo momento siamo 845 i soci, più i soci onorari, che sono quei colleghi che hanno ricevuto dal GOIM un premio che noi diamo annualmente in occasione dei congressi nazionali, che i cosiddetti maestri di oncologia, che sono in questo momento 21. Siamo presenti in 18 regioni italiane, naturalmente con la maggior presenza nelle regioni che hanno costituito inizialmente il gruppo, che è la Puglia, la Sicilia e la Campania, ma siamo anche nelle regioni del nord, tant'è che delle 7 sezioni regionali oggi attive, non solo sono le nostre, ma c'è anche la Toscana. Bene, veniamo ai capisaldi della vostra attività. Incominciamo dalla ricerca, di cui ci ha già accennato qualche cosa. Cosa fa GOIM in tema di ricerca? Ecco, noi siamo nati al primo punto per la ricerca, perché siamo convinti che l'oncologia, specie l'oncologia medica, se non fa anche ricerca, non può essere un'attività di eccellenza, non può mai diventare un'attività di eccellenza. Noi abbiamo svolto almeno oltre 100 protocolli di ricerca e abbiamo 218 pubblicazioni su riviste impattate, pubblicazioni del GOIM, non di noi singoli autori, ma del GOIM. E abbiamo pubblicato su JCO, Annals, tutte le riviste più prestigiose in oncologia. Purtroppo c'è poco tempo, andiamo invece alla formazione. Noi formazione la facciamo attraverso 2 canali, attraverso dei corsi nazionali, ne abbiamo fatti molti, credo una decina, in tutta Italia, tengo a precisare, su tutte le patologie, dal polmone, gas enterico, mammelle e così via. Poi la facciamo attraverso questi, come vedete, questo congresso nazionale, che è il 16°, dove noi parliamo delle attualità dell'oncologia clinica, specie come in questa occasione delle terapie integrative. Facciamo formazione attraverso i corsi regionali, ai quali io credo moltissimo, che ci avvicinano anche i giovani oncologi, anche quelle strutture che diciamo marginali, non per qualità degli operatori, ma anche per problemi proprio geografici.
Bene, ultimo aspetto, informazione, che è sempre più importante. Noi l'informazione abbiamo un nostro giornale notiziario che pubblichiamo ogni 3 mesi, ma diamo comunque informazione attraverso il nostro sito, non solo ai soci, ma a chiunque entra al nostro sito e è aggiornato, informato delle collaborazioni scientifiche, delle novità che ci sono nell'organizzazione dell'oncologia, in particolare nell'Italia meridionale. Noi diamo sempre le informazioni in tempo reale di ciò che avviene.